Il Forte di Fenestrelle, un'avventura straordinaria. Il 7 settembre del 1706 l'esercito sabaudo piemontese guidato da Vittorio Amedeo II infligge una storica umiliante sconfitta all'esercito francese, liberando la città di Torino. Vittorio Amedeo II quindi e suo cugino il principe Eugenio inizieranno la campagna delle Alpi per liberare la Savoia, ancora occupata, e puntare sull'obiettivo che mai era stato abbandonato, le valli di Susa e del Chisone, le due porte d'ingresso per il Piemonte. Ad Antonio Bertola verrà affidato l'incarico di ispezionare e verificare i sistemi difensivi delle valli da poco conquistate. Per circa 60 anni 4.000 persone lavoreranno alla costruzione di quella che diventerà la più grande fortezza alpina d'Europa. Il forte verrà completato nel 1789, ma i lavori continueranno incessantemente per ampliarne la struttura. Se con lo sguardo ci voltiamo verso l'ingresso, potremmo notare una porta d'arco che conduce alla scala coperta, una struttura di quasi 4.000 gradini considerata la più lunga scala d'Europa al coperto e che permetteva il collegamento di tutti e tre i forti, San Carlo, Tre Denti e delle valli, che formano la fortezza di Fenestrelle. Giungiamo al Forte dei Tre Denti, il primo ad essere costruito nel 600 dal Catinà. Su di esso svetta la garitta del diavolo, piccola postazione di avvistamento dalla quale si gode di uno splendido panorama. E ancora citeremo la stazione ottica, la batteria dello scoglio, la ridotta di Santa Barbara. Oltrepassata la ridotta delle porte si salirà poi verso il Forte delle Valli, dove si trova una successione impressionante di cannoniere e postazioni di difesa. Dopo questa splendida salita reale si inizierà la discesa attraversando la scala delle traverse, un ampio e ripido scalone protetto da tre grandi muri disposti a traversa per formare una barriera contro i tiri dell'artiglieria nemica. Vi aspettiamo per uno splendido viaggio alla scoperta della grandiosa fortezza alpina, definita tra le sette meraviglie delle Alpi. Croce Reale, Laboratorio Piemonte e comunitapiemontese.org, in collaborazione con le guide di Cultural Way, propongono un tour virtuale alla scoperta del Forte di Fenestrelle, in attesa di condurvi presto in visita guidata. Ringraziamo Andrea Coda per il tributo documentaristico e Paolo Barosso e Dario Bonetto per la concessione fotografica.